Benvenuti a un nuovo appuntamento di Palcoscenico. Oggi assisteremo a una puntata speciale, una fusione tra musica e teatro, con la regina di Napoli, amata in Italia e in tutto il mondo. Lei è Lina Sastri. Sono con la regina del teatro, della musica, della canzone, amata non solo da Napoli ma da tutta Italia, ma da tutto il mondo. E per me è un grande onore essere qui questa sera. Grazie, ma, veramente, scusate, ha voluto riprendere mentre mi trucco, cioè mentre al peggio. Però io credo che mostrarsi al peggio non è una cosa buona per un attore o per un artista, perché l'immagine, come dire, è importante. Però è importante anche questo piccolo gioco, perché chiaramente è un piccolo gioco di rappresentazione che può essere interessante per il pubblico. Insisto però col dire che la signorina esagera. No, assolutamente no. Lei è la regina veramente del teatro, ce ne sono pochissime. La differenza tra il teatro di ieri e il teatro di oggi, visto che lei ha iniziato con De Filippo? Si facevano più repliche, nel senso che nell'altro secolo, quando nel 1900, cioè io non è che ho cominciato 100 anni fa, per carità, ma da piccolina io ho debuttato, che avevo 17 anni, col teatro di strada, il teatro di ricerca, poi ho avuto, per fortuna, come racconto in questo spettacolo che si chiama Punti di Viaggio, che poi gira un po', e viene qui ma è andato in tanti posti e andrà in altri, come racconto. Poi sono passata al cosiddetto teatro, quello vero, quello con le poltrone di velluto, e ho avuto degli incontri fortunati, primo fra i quali è stato quello con il maestro Edoardo. La differenza, guardi, io non so, sicuramente si facevano le tournée lunghe rispetto adesso si fanno 20 repliche, 30 al massimo, se ne facevano 70, se ne facevano 100, le compagnie erano meno di adesso, si restava più a lungo nei luoghi e quindi tutto questo rendeva in qualche modo la cosiddetta compagnia che girava in teatro una cosa diversa. Però io ho pochi ricordi di questo tipo, perché ero molto piccola e quindi, e anche molto povera allora, e quindi quello che ricordo è soltanto e sempre l'unica cosa importante, che è sempre la stessa e non cambia: il rapporto fra il palcoscenico e il pubblico. Quello è il teatro, che non c'entra niente col tempo. Il tempo ti passa attraverso, si invecchia, si cresce, se vogliamo usare invece un termine più simpatico dell'invecchia. Però il rapporto col pubblico, che o c'è o non c'è, e che si instaura in certi momenti in maniera meravigliosa, magica e forte, in certi altri no. E tutto dipende non solo dall'artista, ma anche dal pubblico. È come se fosse una persona con la quale ti incontri e con la quale o nasce o non nasce un rapporto. Il teatro, questo è. Quindi non è cambiato niente in fondo. Ecco, qualcuno prima in camerino mi ha chiesto, signora, ma lei che ha cominciato qualche anno fa a fare teatro, qual è la differenza rispetto a quella di prima e quella di adesso? Io ho detto, in fondo non c'è, perché il teatro è quello che si fa in quel momento, sul palcoscenico. È un momento di vita fra chi sta sul palcoscenico e chi sta giù. E quindi in un certo senso, e invece no, c'è una differenza: i cellulari. Questa è la differenza, perché purtroppo, ci dispiace dirlo, ma noi vediamo tutto. E allora non è perché non vogliamo essere ripresi, anzi siamo così vanitosi che ci piace che qualcuno lo fa, ma durante una performance vediamo, e chi riprende si perde quel momento
unico, irripetibile, che domani sarà diverso. E da 2000 anni in qua, da quando cominciò, nacque il teatro con la tragedia greca, che era un modo in cui la gente si incontrava, era un modo in cui la gente capiva i fatti, era la maniera più politica di raccontare la storia, il teatro. Si riunivano tutti quanti nei grandi anfiteatri greci e assistevano alle tragedie attraverso la catarsi, che è quella cosa che è l'antico teatro, cioè l'immedesimazione con quello che succede sulla scena. Loro si portavano a casa qualcosa, guarivano un po' da qualche cosa, in allegria o in pianto, sanavano un po' le loro pene, le loro ferite, le loro domande. Questa è l'arte. Ecco, da allora a oggi il teatro resta ancora questo. Lei è teatro? No, io... Guardi, lei è molto gentile. No, io piango. Io non sono niente, ma veramente non lo dico per umiltà, perché io non sono affatto umile, ma proprio per niente. Però veramente io non so cosa sono. Io non ho fatto una scuola di attrice, come dico anche in questo spettacolo, dove che è una specie di... Racconta un po', no? Tra musica e teatro. Ogni sera cambia, perché non c'è un copione. Faticoso sto spettacolo, perché non c'è un copione. Ci sono con me in scena 6 musicisti valentissimi, straordinari, che mi seguono a braccio, perché mi conoscono. Quindi c'è, diciamo, ci sono dei punti di incontro musicali, nel senso che qua e là sappiamo che a un certo punto io canterò delle cose. Delle canzoni, fa un escursus un po'? Delle canzoni, la musica della mia terra che poi ho fatto in giro per il mondo e con la quale ho fatto anche teatro. Però, al di là di questi punti d'incontro che esistono, il resto ogni sera cambia. Infatti anche loro tutte le sere stanno lì ad ascoltare quello che avviene, perché non so, hanno accomumente, hanno attaccato. E quindi poi a un certo momento poi si capisce, insomma, quando ci sono delle piccole convenzioni, perché io stessa non lo so, dipende dal pubblico, dall'area, dallo spazio, si abita uno spazio. Se è noi, ieri per esempio stavamo a Sant'Arpino in Campania, siamo stati 3 giorni nello stesso teatro, un teatro enorme, molto bello, di 1200 posti, molto grande, strapieno per 3 giorni, quindi meno male, però grande. Ecco, oggi è un palcoscenico piccolo, io sono in questo teatro molto carino, dove sono stata l'anno scorso con La Lupa, tutt'altra cosa, prosa, perché poi sono un'attrice, quindi... E lo spazio si abita. Come questo camerino, per esempio. Vabbè, ma il camerino fa parte del teatro. Oggi gli attori molto giovani mettono al massimo un pettine, credo. Sì, no, neanche. Nemmeno? Neanche. E beh, ma perché? Non lo so. Io sono venuta qui, io non riesco a parlare, mi sono bloccata, piango, cioè non riesco neanche... Ma il camerino è quel po'. Io mi ricordo Edoardo, mo ci vuole, avendo avuto la fortuna, anche se ripeto ero piccolissima, quindi i ricordi sono un po' vaghi, ma il camerino è il posto dove tu stai, è il posto dove tu... è la tua casa, dove ti raccogli, dove ti trucchi, dove ti prepari, dove, insomma, è importantissimo. E quindi questa sera vedremo proprio una biografia in musica, ecco, come dire, molto vago, molto così, molto molto così, vediamo che cosa mi ricordo, perché non mi ricordo niente, e quindi vediamo. Bellissimo. Chiudiamola con una della fino del fondo. Ma è bellissimo. È bellissimo. Ecco, però è fantastico. Abbiamo fatto il fondo. Una cosa che volevo dire. Lei è napoletana, però vive da diversi anni a Roma, no? Quindi ho una casa a Napoli dove vado spessissimo, dove abita mio fratello che ha un ristorante a Napoli, la casa di Ninetta. Ninetta è la nostra madre, che stasera sentiremo anche la sua voce. E vado spesso, però abito a Roma, sì, sicuramente abito a Roma. Lei rappresenta Napoli in Italia e in tutto il mondo, e quindi... Beh, Napoli, sai, è un regno.
è una città particolare, speciale, a parte la bellezza, ma possiede un universo di bellezza, di cultura, la musica, il teatro, la letteratura, e quindi se tu nasci in questa città e fai l'artista, già hai a tua disposizione. Io non devo dire, quando ho cominciato non pensavo poi di farla, diciamo di frequentare molto la cultura della mia città, poi invece è capitato. E quindi cosa direbbe ai giovani autori che si accingono per la prima volta a fare questo mestiere, insomma, oppure chi vuole iniziare? Il teatro mi pare che non lo fanno in molti, aspirano giustamente a una grande, perché la vanità è la regina di questo secolo, di conseguenza aspirano a una grande giusta, aspirano ai talent show, insomma, no, penso. Però se qualcuno poi vuole fare teatro deve sapere che è qualcosa che, come diceva Edoardo, insomma, che necessita di dedizione. Io poi non ho consigli da dare, penso che non è che si impara niente. O tu hai una vocazione per fare qualcosa e la segui perché è necessario per te farlo. E io sono fuggita di casa a 17 anni per fare l'attrice senza niente. Se non c'hai una vocazione, oggi forse non è più così necessaria, sono tempi diversi, vedi che cosa ti capita, diciamo che poi il destino ti darà le giuste armi. Sì, Mario. Quando la musica, l'arte, il teatro si fonde, succede questo. Pazian, cu? Sasà. Fisamoji, Maria Giovanna. Perfetto. E allora, uno spettacolo questo bellissimo, dove si racconta la vita, no? Vissuta, la cultura, il lavoro di una grande donna, considerata la regina di Napoli. Infatti sì, senza alcuna ombra di dubbio, e noi cerchiamo di fare la nostra parte sicuramente, poi stasera ce ne darete atto, anzi sarà il pubblico a darcene atto. Facci sentire qualcosa, Sasà. Che cosa vuoi sentire? Quello che vuoi, qualcosa in Napoli. Sì? Tenim jacuzzi. Anime code. Beh, non si può, non c'è spettacolo se non ci sono i Minale. Ciao. E allora io mi siedo. Maestro, piacere. Grande maestro. Magari. No, a me piace, mi piace più sassofono. Sì. Allora, lei è un grande maestro, lei discende da una famiglia di musicisti, di generazioni. Noi ricordiamo, lui viene da Marigliano, insegnante al Conservatorio Duni di Matera, ma non solo, lui accompagna i più grandi artisti a livello nazionale ed internazionale. Per me è veramente un grande onore averlo qui ad Altamura, che tra l'altro non è la prima volta. No, l'anno scorso sono stato, però lo dico sottovoce, con Serena Autieri. La musica, no? Tu vivi musica, tu sei musica, perché fin da piccolo, insomma. Però, visto che tu insegni, io parlo col tu perché comunque siamo compaesani, marigliani. Dopo ti chiederò anche un bacio, figurati. Adesso così ci togliamo, ecco, vedi, ci togliamo il pensiero. Dopo ne voglio un altro. D'accordo, in privato?
No, io quello che dicevo, insegnare oggi, perché comunque abbiamo parlato insomma dell'arte della musica, però quanto è difficile insegnare oggi? Tu che comunque insegni in un conservatorio. È difficile perché con i mezzi di comunicazione del computer non si possono dire bugie, perché oggi un ragazzo fa lezione con il più grande maestro in America, in Giappone, dovunque. Quindi è difficile, perché una volta qualche insegnante poteva dire anche qualche eresia e l'alunno se lo poteva tenere per buono. Oggi è difficile perché si è così estesa la cosa che, ti ripeto, non devi avere le carte in regola, ma soprattutto per una certa moralità, una certa onestà intellettuale, perché insegnare in conservatorio è una responsabilità. Matera, voglio dire, anche un piccolo gelo, noi siamo a due passi da Matera. Guarda, sono 5 anni, questo è il 5º anno che insegno a Matera, faccio ogni anno la domanda di trasferimento, con la speranza che non viene accolta, e per fortuna, perché mi piace un sacco. Oltretutto è un po' difficile arrivarci, però comunque quando ci sto, sto benissimo. C'è un'educazione e un rispetto per l'arte. Sì, pure perché qua, essendo un paese di bande, c'è un'affluenza di strumenti a fiato, e poi vengono veramente, c'è tra virgolette un sano agonismo tra i ragazzi, dove si tende sempre a crescere. E anche se tu qualche giorno hai il mal di testa, non hai voglia, i ragazzi lo fanno venire, insomma. Che meraviglia. Senti, tu viaggi in tutto il mondo, sei stato a New York, in Inghilterra, insomma, tanti paesi. Ma cosa porti di te, di Napoli, quando vai in questi paesi all'estero? Posso essere sincero, è il dialetto, è una specie di autodifesa, no? Quando più vado fuori, più parlo il dialetto. È vero. Perché mi fa star bene. Però mi capiscono. Ma sai perché a te succede? Perché tu comunque vivi con i napoletani, ma io che non vivo più con i napoletani, sì, e sento il napoletano, mi viene una cosa nel cuore. Io prima, per esempio, ho fatto un'intervista con Lina Sastri, sì, e lei stava parlando prima al telefono in napoletano, lei parlava in napoletano, cioè lei parlava e io piangevo. Ho fatto l'intervista con il rimasto. È straordinario, perché lei, a proposito di napoletano, io con i miei ragazzi qua li capisco ben poco, che hanno queste vocali, sì, in Puglia, in Basilicata. Allora io ho fatto una scommessa con loro, ho detto: voi parlate la vostra lingua, non vi capisco. Io faccio lezioni in napoletano, però vi capisco. Vabbè, perché il nostro è una lingua. No, perché quando si fa lezione con lo strumento in mano è una lingua universale, no? Si parla pure ben poco, si dimostra, no? Però maestro, mi fa sentire qualcosa questo strumento. Senti, sono ancora freddo, però sì. Dai, riscaldiamoci. Ecco, riscaldiamo. Riscaldiamo. Allora, che vuoi sentire? Quello che vuoi, in napoletano, qualcosa di napoletano. Che lega vuoi? Che lega voglia? Allora, diciamo prima che strumento è questo. Questo è sax soprano, diciamo che è uno degli strumenti che hanno la parte più acuta della sezione, anche se prima di questo esiste il soprillo. Questo mi mancava. Il soprillo, sì, che in effetti è ancora più acuto del soprano. Poi c'è una sezione intera abbastanza grande. Allora devo dire la verità, ne dobbiamo fare un'altra lezione, dobbiamo fare un'altra puntata su tutto questo, perché non siamo veramente addentrati. Secondo me dobbiamo fare una bella lezione con te. Fammi sentire qualcosa. Vabbè, una cosa così per giocare? Sì, napoletana. Napoletana? Allora, visto che vai in napoletana, anche se un sassofono, simula un mandolino. Dai, veramente. Ti va? Sì. Bellissimo, grazie. Sono freddo, grazie. Sono freddo. Non la prendete per buona, no, è grazie. Un giochino. Adesso il bacio davvero. Un
con Antonello qui al contrabbasso. Beh, un bellissimo strumento questo. Si riconosce dall'enormità dello strumento. Ha una mole imponente. Tu sei di Scafati, un grande Scafati. Professionista, hai lavorato con tantissimi del mondo dello spettacolo e questa sera qui ad Altamura, prima volta che vieni? No, sono stato a febbraio con Serena Utieri. Beh, un'altra grande attrice napoletana. Sì, bellissima, bellissima. Questo, ho la fortuna di lavorare con artisti di un certo calibro, tutti importanti e bravissimi. Cosa pensi di questo piccolo gioiello pugliese? È davvero una bomboniera, già quando sono venuto a febbraio mi colpì molto, veramente bello, è un San Carlo in miniatura. Grazie al pubblico calorosissimo, grazie anche a chi ha ripreso lo cellulare che non ricordo, grazie ai nostri tecnici, grazie ai grandi maestri che ho l'onore di avere sul palcoscenico con me. Salutiamo. Noi ci rimaniamo. C'è una poesia che scrisse un altro dei miei maestri che si chiamava, perché anche lui non ci sta più, ma non guarda gente, non ci sta più, Peppino Padroni Griffi. Città che stretti vicoli dalle colline conducono al mare, che caldi ronzini, mosconi d'oro lentamente addormentano nei pomeriggi eterni della grande stagione. Di santi appesi a muri e di bestemmie scagliate nel cielo, ricche di miseria e di pietà. Città del Sud, il mio cuore è con voi. Le è piaciuto, signora? Molto, molto. Cosa significa per lei assistere a uno spettacolo di Lina Sastri? Grande emozione, trovare un talento e un fascino fuori del tempo, con un repertorio straordinario, grande attrice. Beh, senz'altro una grandissima interprete. Lei è l'ultima regina del teatro napoletano nel mondo. Ci ha emozionato. E quando si esce dal teatro si esce sempre più ricchi, si lascia un soldo ma si porta un'emozione, un sentimento. Stasera credo che sia una specie di rapina, perché Lina Sastri ha riempito il cuore di emozioni e magari qualche lacrima anche negli occhi. Ti sei emozionata, ti ho visto. Sì, ti vedevo emozionata. Beh, ha un'interpretazione eccezionale, voglio dire, molto, sente molto il palcoscenico, quindi si fa sentire dal pubblico. Grazie a Lina Sastri. Beh sì, è stato molto interessante. Sì, a me è piaciuto tanto, è bellissimo perché Napoli è, per noi è la città italiana in tutti i sensi, dalla musica anche teatro.
quindi fa grande spettacolo. Sicuramente una lezione di vita, oltre che una grande emozione. Abbiamo ancora tanto da imparare e donne come lei sicuramente possono dare tanti insegnamenti. Sì, ha trasferito tantissima energia, vitalità, voglia di vivere. È fantastica. Certe serate vanno veramente viste, i cittadini dovrebbero partecipare tutti, anzi dovrebbero farle replicare queste serate, sempre, sempre di più. L'appuntamento di Palcoscenico finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Prima.